Ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa nuova puntata di Wild Campagna Simulator. Vabbè, quello che sia sia. Scusate l'occhio chiuso, ma c'ho il sole in controbuio, quindi non riesco a vedere niente. La mia tenuta da campagna, barba lunga e capelli lunghi, quindi non fateci caso, oggi non sono in tenuta d'ufficio. Domani sarò in tenuta d'ufficio, forse, che ne so. Va bene, com'è? C'è Totten 98 alla cinepresa, WhatiQP, qualcosa a nastro. Comunque, vabbè, è un telefono con una fotocamera. Basta, stop. Non vuol parlare, va benissimo, ha detto che non si vuole annunciare. E niente, in questa puntata faremo qualcosa, ragazzi, da davvero, davvero, davvero da sicurezza. Come si chiama? Dai, cosa, come si può dire? Da volontario, ragazzi, c'è una cosa veramente assurda. Ci hanno finanziato milioni e milioni di euro per fare questa cosa qui. Ovvero, ci sono i fiori in quadri. In quadri fiori? Ma che cazzo di cameraman sei? Sì, vabbè, mo' troppo, dai. C'erano i fiori pieni di diserbante perché è finita la stagione, quindi va dato diserbante. E c'era una piccola raganella. Dai, c'era una piccola raganella, cioè una rana di quelle verdi piccoline. E allora ho detto, ma forse in mezzo a questi fiori qui non va bene, non va bene. Magari ho detto, fa una brutta fine, muore. E allora cosa fa? Madonna, ma sembra un pirata quest'occhio. Vabbè, e cambiamo occhio. Allora, no, vabbè. E allora cosa ho fatto? L'ho raccolta, l'ho raccolta. Non ho raccolto i fiori, ho raccolto la rana. Ed ecco qui, se non mi scappa, se non mi scappa, ecco. Oh, sta scappando. Non so se si vede. Si vede? Si vede? Sì, si dovrebbe vedere. Vieni qui, piccolina. Se no mi scappa, questa è la piccola. Oh, sta scappando. E la piccola ranocchia. Bella! Va bene, dai, a parte gli scherzi, scherzi a parte. Quindi l'ho raccolta dai fiori, come già detto. Vabbè, basta, zoom a mano, su. E la butteremo nel vascone. Allora, eravamo indecisi se buttarla nel vascone, questo qua, però si fa male. Non è che si fa male, basta che mi fai cadere il telefono nell'acqua. Eravamo indecisi se buttarla nel vascone, ma qua sembra un po' troppo alta e non si vedeva né quando scendeva giù di sotto, né quando scendeva giù di sotto, ma sbava. Sono 3 volte, né quando scendeva giù di sotto e né quando nuotava, Ridillo. né quando scendeva giù di sotto. Ok. Non è un effetto, ragazzi, lo sto facendo io a voce. Quindi abbiamo deciso di metterla nella vasca piena, bella pulita. Vascone da un bel po', bello profondo, un quadro un po' quanto è profondo, quindi ha voglia di nuotare, ma poi dopo qua comunque, nella stagione, in questa stagione di solito le rane sempre fanno, dai, non farlo scemo, fanno sempre qua, le pongono sempre le loro uova e così nascono i giri. Dai, quindi assistiamo a questo momento veramente che è stato finanziato, ma veramente milioni e milioni di euro, ragazzi. Liberiamo una raganella. Adesso non scappi, stronza. Ale, adesso guarda, esce fuori. Ma no, sei scema? Vai a bagno. Come Vai a bagno. le salt. Vai a bagno. E te ne sei accorta che sei. Non vuoi andare a bagno? No, allora io ti faccio scendere da qua. Quindi almeno siamo sicuri che sta a bagno. Ragazzi, non si fa male, quindi non mi chiamate Pasquale brutto e Giovanni. cattivo. Guardate un po'. Splof! Eccola lì come nuota, ragazzi, bella libera, tranquilla e non si è fatta male, nuota tranquillamente. Si vede che nuota? Ok, Sì. dai. Allora, niente, per questa puntata di Wild Natura Simulator, Farming Simulator, WhatiQP, tutto quello che volete è tutto da Mr. Tyke e Totten 98. Ciao a tutti, ragazzi!